Entriamo nel vivo della lezione di Snap Call First. La cosa di cui ho bisogno è quella di creare un insieme di pagine in bianco in modo da poter personalizzare al massimo il mio comunicatore. Quindi seleziono gruppo di pagine e poi seleziono in bianco. Questo mi darà una griglia vuota. Questa griglia vuota vado a costruire il mio comunicatore a partire da una casella, che sarà la casella di merenda, alla quale dovrò collegare un'altra pagina dove metterò un succo di frutta. Quindi quando andrò a premere sul tasto merenda avrò il mio succo di frutta. Vedete, adesso ho ingrandito una casella che avevo precedentemente selezionato. Vado ad aggiungere l'etichetta toccando nello spazio relativo all'etichetta e comincio a scrivere. Questo mi darà la possibilità di vedere un'immagine. Toccando sull'immagine avrò le varie opzioni. In questo caso sono tre immagini. Scelgo l'immagine con il vassoio. Dopodiché non vado ad aggiungere altro testo, perché potrei sotto, dove c'è scritto messaggio, aggiungere una frase. Adesso vediamo l'aspetto molto importante, cioè vado a collegare una pagina. Vedete a sinistra nella finestra di dialogo c'è una lista di proprietà. Vado su collegamento a pagina, seleziono nuova pagina perché ho bisogno di una nuova pagina, non ne ho altre, che chiamerò, come vi avevo detto anticipatamente, merenda. In questa pagina della merenda, che ha la stessa immagine del mio tasto, andrò a inserire il succo di frutta. Ok, ci siamo. Lanciato il collegamento, vado nella pagina della merenda, vedete in alto nella striscia blu si legge merenda e c'è anche l'immagine. Lavoro su una casella, lavoro sull'etichetta, toccando nello spazio dedicato al testo per l'etichetta, scrivo succo di frutta, tocco l'immagine e questo mi dà la lista di immagini da selezionare. Vado a cercarmi un brico, che è quello che mi interessa, con la cannuccia, e sceglierò questo con la striscia blu. Do l'ok. Adesso però voglio aggiungere un messaggio vocale, perché voglio scrivere vorrei un succo. Non voglio che il comunicatore dica succo di frutta, che è il vocale dell'etichetta. In questo caso qua, avendo inserito un messaggio, il comunicatore mi leggerà vorrei un succo. Esco dalla modalità modifica. Merenda. Merenda. Vorrei un succo. Grazie, a presto.